Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi e benvenuti in questo 17esimo episodio della Challenge Lock Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo sconfitto Sandra e siamo andati alla Tana del Drago per superare il test del saggio della Tana del Drago, non ricordo il suo nome. Comunque ragazzi, prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere sempre questa serie e un commento rispondendo alla domanda del giorno. Vedete qua di fianco a me Hitmonlee, perché ragazzi un commento di uno di voi mi ha fatto riflettere sul fatto che evolvendo un Pokémon l'abilità cambia. Quindi ho preso la palla al balzo, Mr. Satan si è evoluto in Hitmonlee appunto, e a livello 41 come abilità ha guadagnato Testa Dura, e queste sono le sue statistiche, le sue mosse. Questo qua è il mio italiano che va puttana invece. Detto ciò ragazzi, il resto della squadra è a posto. Nello scorso episodio mi sono dimenticato di cambiare il nome di Dory in sidebar, dovrei averlo fatto in questo. E nulla, direi che possiamo iniziare subito. In questo episodio andremo ad esplorare questo percorso qua sul quale abbiamo catturato Stalker, che però non ho messo in squadra perché aveva l'abilità, eccolo qua Stalker, perché aveva l'abilità Picrone, dicevo, mentre diciamo ho preferito appunto Mr. Satan perché cambiava abilità. Dicevo, sì, esploreremo questo percorso, non tutto perché è un percorso particolarmente intricato. Andremo a parlare con Helm, probabilmente proveremo a fare la cattura a Borgo Foglianova e infine tenteremo di andare ad affrontare le Kimono Girl. Ragazzi, la challenge di quest'oggi che vi dico adesso è la seguente: per l'intero episodio... Muori? Ok. Oh la madonna, cosa ho fatto? Scoppio. Ok, per l'intero episodio ragazzi io potrò utilizzare solo ed esclusivamente delle pozioni normali. E puntualmente ragazzi ho fatto scorta di 39 pozioni. Ma questo vuol dire che tipo in battaglia, se un Pokémon ha vita rossa, potrò curarlo solo con le pozioni normali. Cioè in pratica faccio prima non curarlo in sostanza. Detto ciò possiamo iniziare questa challenge ragazzi. Penso sia una delle più difficili mai fatte, soprattutto per il momento in cui siamo, ossia un momento molto difficile all'interno del gioco, quello delle Kimono Girl. Aiuto. Aiuto, ho paura. Comunque sopra lì c'era la grotta di mezzo, se non sbaglio, oscura, ora non ricordo. Sta di fatto che non possiamo fare la cattura perché l'abbiamo già fatta. Una roccia calda, perfetto, che evidentemente... È tipo il quarto Kyogre che trovo in questa serie. Oddio Magmar, che figo sarebbe. Però purtroppo no, noi Stalker dovevamo trovare. Affrontiamo un po' gli allenatori ragazzi, anche perché sarà utile allenarci i Pokémon, ve lo posso assicurare, ci sarà molto utile. Perché se non sbaglio il più forte delle Kimono Girl, che poi hanno un solo Pokémon, quindi cioè, dire il più forte è un po' una cosa diciamo fuori luogo, dovrebbe essere a livello, pensate un po', 41, quindi a livello dei nostri in pratica. Sì, comunque è appurato che i Fanta allenatori sono tutti fottuti eredici, tutti dal primo all'ultimo. Dratini, che figo, che stronzo. No, ascoltami, cioè, perché devi fare queste cose? Ok, perfetto. Tra l'altro Helm dovrebbe addirittura darci la Master Ball. Io ragazzi non so sinceramente se o sarà randomizzato oppure no. Se non sarà randomizzato non lo considererò come cattura. Se sarà randomizzato, diciamo che se è leggendario utilizzerò la Master Ball, altrimenti cercherò di catturarlo in qualsiasi altro modo. Lì c'è uno strumento, lo andiamo a prendere. Perla. Remake confirmed. No, sta di fatto che volevo dirvi anche che il resto del percorso lo esplorerò io fuori parte, perché altrimenti se lo facciamo tutto non ne usciamo più vivi. Eccolo qua, un altro Kyogre. Un altro Kyogre. Ok, proviamo ad ammazzarlo raga, per il semplice fatto che vedo che stiamo per salire a livello Cristo. A livello 42 mi sembra più che giusto salire a livello 42. Ok, perfetto. Allora, vedete un po' di Pokémon al 42 nella sidebar e nella sidebar, buonanotte. Nel box, non so come chiamarlo sinceramente, beh, nella squadra in sostanza. Questo perché, come al solito, ho dovuto fare tanti switch. Una Vigor Lente, che non lo so, penso sia un'invenzione celtica, io non so cosa sia. Un Montanaro, che non so neanche io, cioè non so cosa sia neanche lui, perché obiettivamente Sheldon. Funesto Vento quanto ti fa, figliolo? Poco sicuramente, quindi switchiamo subito. Che non è una non è stata una grande idea effettivamente mandare uno Straptor contro un avventuriero, anche se tecnicamente i Pokémon sono randomizzati, quindi non avrei dovuto pormi il problema. Frega cazzi, muori. Oh raga, finalmente comunque posso one shottare i Pokémon. Allora, premettendo che il gioco non dovrebbe impallarsi, ma idrocannone, sei serio?
Cioè, così dal nulla sei uno Slowpoke e il tuo allenatore è un Montanaro con una classe Swimmer? Stai scherzando per caso? Spero di sì per te. Ok, buongiorno. Lei? Hai mai sentito parlare del parco? Sì, no, non posso andarci ora. E non ci andremo mai, ragazzi, ovviamente, perché la Lega Pokémon sapete che sarà il termine della no... Oddio, la voce. Dicevo, la... Oddio, Madonna, che cazzo è? Madonna, i bambini mi stanno venendo in bocca. Dicevo, la Lega sarà il termine della nostra serie. Quindi non potrò catturare, andare al parcolotto. Ok, ce l'ho fatta. Prendiamo queste chicocche, insomma, che tipo sono utilissime in questa serie, veramente uno spettacolo. Dovrebbero esserci degli allenatori molto scarsi qui, nel senso che avrei potuto affrontarli anche prima e porco, io avrei voluto fare un'altra cosa. Però, oh, perfetto, però qua c'è uno strumento, raga, che è molto utile. Dicevo, questo percorso lo utilizzerò verosimilmente come allenamento prima della Lega, nel caso mi dovesse schiattare qualche membro, insomma, cose del genere. Nel frattempo i campeggisti che prendono e diventano ace trainer senza motivo. Torch, torch, torch! Signori miei, torce! Nella Soul Link di Pokémon Oro e Argento sta per tornare in un modo o nell'altro. Quei tempi torneranno, ragazzi. Sì, beh, ti do il mio numero solo perché ti chiami Lara e quindi messaggio erba. Che è il messaggio di Snoop Dogg? Fatemi capire. Ok, allora qua non ho fatto catture, bello questo Lord Helix. Qua, cioè, scusatemi, qua ho già fatto la mia cattura e anche se l'avessi fatta ormai è andata, quindi grande creepy nel caso. Ricordatemelo, ragazzi, io penso di averla fatta, ma non ne sono per nulla sicuro. Sta di fatto che possiamo andare finalmente a Borgo Foglianova, percorso 29. Io però, siccome sono molto snob, sono molto figlio di papà, utilizzerò volo perché passare in mezzo all'erba mi fa schifo, tutta quell'erba, quei Pokémon brutti. Ok, perfetto. Borgo Foglianova. Ma tu? Ma davvero? Sono abbastanza convinto che non ci fosse all'inizio del gioco. Però vabbè, facciamoci sta foto con Mewtwo dal nulla, perfetto. Andiamo da mia madre che in teoria dovrebbe curarmi. Dimmi che mi curi. Dimmi che mi curi. No, ti odio. Ti odio morto. Vabbè, entriamo da Helm e non in casa di Helm, entriamo nel laboratorio di Helm. Parliamoci velocemente. Ah, davvero? Sì, forza, su, dammi la mia Master Ball, dimmi che devo andare dalle Kimono Girl, io so già tutto, sono un fenomeno, io sto gioco l'ho giocato, raga, 13 volte, veramente. L'ultima volta che l'ho giocato era ancora vivo Robespierre, quindi per piacere vediamo di sbrigarci, grazie. Grazie, amore. Ok, perfetto, siamo addirittura a 7 minuti e sì, ovviamente posso andare al centro Pokémon, la challenge non dice niente a riguardo, non posso solamente utilizzare super pozioni, iper pozioni, ricariche totali e simili. Raga, il problema, la challenge in pratica inizia adesso. Io veramente c'ho una paura matta che non avete idea. Secondo me ci scappa il morto, però non vorrei sinceramente gufarla. Quindi vorrei possibilmente utilizzare Fuji fin dall'inizio perché è un Pokémon che potenzialmente può fare tanto male. Quindi Fuji davanti a tutti e vediamo un po' il da farsi. Nel prossimo episodio poi ovviamente andremo a catturare o però appunto si tratta del prossimo episodio. Quindi siccome noi siamo delle persone che vivono il presente, ce ne freghiamo del prossimo episodio. Boom. Mi ero dimenticato. Perché? Perché non riesco a vincere? Eppure sono delle semplici Kimono Girl. Con i Pokémon al 41 che ti aprono il culo e tu non c'hai neanche le challenge da fare dietro, Luke. Ehi, creepy, per caso mi stavi guardando? Proprio così. Non sono riuscito a battere 5 Kimono Girl di fila. E io che pensavo sarebbe stata una passeggiata, mi hanno fatto a pezzi. Spero che la cosa non si riproduca anche su di me, figlio. Tanto lo so che sei venuto a sfidarle anche tu. Ma non ti credere chissà chi solo perché hai battuto il Team Rocket. Le Kimono Girl sono più forti di un tornado che ha 40 di potenza. Quindi ci sono cose più forti nella... Sta facendo tutto lui! Signori miei, il personaggio si ribella. Tamao è il mio nome. Sembra tipo il nome di un eroe greco della guerra di Troia. Non a caso la Kimono Girl è... Vabbè, potevo risparmiarmela, ma fa niente. Sì, ho chiesto a Mr. Pokémon di donare quel tal uovo qualora fosse riuscito a trovare la persona con tali requisiti per distinguerla da tanti candidati. E quell'uovo, giovane allenatore, attraverso il professor M, da te è arrivato come segno identificatore delle qualità che in te han veduto. Ma il cuore gentile non basta, quindi pronti per la tenzone, per testare la tua pasta. Adoro tipo sta musichetta bellissima, stile Giappo. Parte la sfida con i giappi, attenzione. Vediamo la classe allenatore delle Kimono Girl. Super 4, sono in 5, mi sembra giusto. 38!
Ok, sono al 38. Pensavo fossero più forti. Va bene così. Va benissimo così. Allora, Regice. Allora, tu, Kimono Girl, dovresti darmi una mano e... Ah, brutto colpo, brutto colpo. Polneve. Ok, calma. Ok, non mi fa troppo. Spaccaroccia. Ok, brutto colpo di nuovo. Fuji. Pazzito, raga. Fuji prende e fa. Incredibile. Si è dir poco forte, ho notato. Nel bosco di lei ci ti avevo incontrato. Il mio nome è Umeko e non è una novità che mi perdo sempre di qua e di là. Al pozzo slowpoke che hai dato lezioni al Team Rocket, quei mascalzoni. Il povero Franz hai aiutato, con i miei occhi l'ho veduto. Concedimi or dunque una lotta, e questa è la prova che ti aspetta. Fanno comunque più rime della Dark Polo Gang, vorrei sottolineare. Adesso se queste qua prendono c'hanno i regi, raga, c'ho paura. No, ok, perfetto, Mister... perfetto un corno perché Fuji non è che sia particolarmente ferrato contro i Mister Mime. Pestone, io non ho considerato il fatto che effettivamente... Raga, cioè io faccio le challenge difficili, no? Per aumentare la difficoltà. Ma se poi io Fuji che è forte, è fortissimo, e critta, io cosa devo fare? Cioè, spiegatemi. Spettacolo, raga, veramente incredibile. Cioè, io ho pensavo questa challenge di perderla sul posto. Minchia, Fuji sta aprendo tutti a suoni di critica, una roba allucinante. Bene, molto prestante. C'è la minchia di 3 metri. Hai steso il Team Rocket in un istante. Ti sono molto, molto grata per avermi allora salvata. Ma non credermi debole e svampita. Ho ritratto gli artigli sotto le dita. Ritirato. Avresti potuto dire ritratto, sarebbe stato più figo. Io sono Satsuki, Kimono Girl Provetta. Fa vedere se la tua tecnica mi diletta le otta. Vai, forza! Forza, 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 Kimono Girl. Vediamo quante botte ti devo tirare. Marco! Non penso che tu ti chiami proprio Marco, però va bene lo stesso. Psichico. Ora. Trottola, caro mio Trottola della Crazy Locanero 2. Non hai purtroppo obiettivamente speranze. E Fuji è talmente intelligente perché è stato creato dagli uomini che critta solo quando ce n'è bisogno, ragazzi. Hai un certo stile nella lotta, ed ammetterlo mi tocca. Sul ghiaccio mi hai salvata, e come non esserti grata? Con gli zoccoli di legno patinare per Sakura, che sono io, è un piacere. E ho sentito che dall'anziano hai superato un esame più che arcano. Passiamo dunque alla sfida con i poco. No, veramente sembrano dialoghi scritti dalla Dark Polo Gang, una roba allucinante. Uno schifo di dimensioni epocali, steri. Mark, anche lui. Shinx! I classici Pokémon forti, no? Cioè quelli belli, potenti. Forza, rimane l'ultimo. Sono rimasto sinceramente deluso da queste Kimono Girl. Il gran finale, the final episode. Komomo è il mio nome. Sembra tipo la quarta evoluzione di Komo. Sotto Fiordoropoli, ti ricordi di me? Gli hai dato una mano a suo tempo. Niente male, ti ringrazio nel frattempo. Minchia, rima tempo, tempo spettacolare. Io sono in questo momento frattempo. Io in questo momento capirei Fuji se durante la battaglia si gira e mi spara uno psichico in faccia. Fanfi, madonna che schifezza però le Kimono Girl, veramente. Ok, perfetto. Sapete che io volendo potrei anche sbrigarmi e fare oh, perché siamo solo a 13 minuti. Otteniamo la campana Chiara e arriva la bambina. Sorella, l'ombra di un Pokémon gigante sovrasta la torre campana come fosse un turbante. E che è musulmana. Crippity, procediamo... Ah, scusa, ho sbagliato dialogo. Crippity, procediamo rapidamente alla torre campana. Porco due, non riesco a leggere. Cristo Dio, devo evocare e non so leggere. Ramon. Probabilmente vorrà spacciarmi la coca, ma io... Balzone, sai com'è? Devo catturare Ora... Ripeto, io non so se o erano. Io a sto punto, raga, direi di provare a catturarlo. E mal che vada, famo un episodio più lungo. E poi potremmo dirigerci già verso via Vittoria, raga. La serie sta per finire. La serie sta per finire, non ci ho pensato. Quindi mi raccomando, lasciate anche un bel mi piace, visto che la serie sta per finire, per supportarla fino alla fine. Allora, pensavo, io utilizzo il repellente per tutta la durata della torre. No? Se poi o è randomizzato, bene, provo a catturarlo. Altrimenti, cioè, se non è randomizzato, faccio la cattura all'interno della torre normale, no? Ora, pozioni non posso prenderne tanto qui. Ecco, questo sarà un altro problema, cioè. O mi farà malissimo se... ma tanto se non è randomizzato, raga, fuggo. Oddio. Mi è andata via la voce, dicevo. Se non è randomizzato, fuggo, quindi, cioè, non è sto gran problema alla fin fine. Allora, direi di andare molto velocemente perché non voglio far durare l'episodio troppo verso la torre campana. Quindi
Quindi non leggiamo troppi dialoghi, ci soffermeremo semplicemente sul dialogo delle Kimono Girl finale, che è veramente interessante e a me sinceramente piace un sacco. E ragazzi, ci soffermiamo anche su questo percorso, che è, penso, il percorso più simbolico di questa regione, di questi giochi. Ossia questo percorso verso la Torre Campana, che è veramente uno spettacolo. Immaginate, ragazzi, vederlo in 3D. Con questa stessa atmosfera, senza musica, col calpesticcio delle foglie, fantastico secondo me. Secondo me dovrebbero fare dei remake in 3D, ma solo per vederli, veramente. A me interesserebbe un sacco. Torre Campana. Bene. Ora, iniziamo con le nostre amatissime. Con i nostri amatissimi repellenti. Tra l'altro, ragazzi, veramente sono delusissimo dalle Kimono Girl, soprattutto dal fatto che ho comprato un botto di pozioni pensando che mi servissero, e invece ho avuto la fortuna di trovarmi delle Kimono Girl davvero scarse. Quindi I'm sorry for you. Eccellente, hai veramente trovato ciò che occorreva. Prego, avanti. Questa zona qua era accessibile volendo anche prima, ragazzi. Però non avrebbe avuto senso andarci. Quindi, ok, Torre Campana. Ora, ricordo che c'erano dei, diciamo, dei puzzle mica male qua dentro. Ecco, iniziamo già benissimo, mi dicono. Allora, strumenti a ca. Ragazzi, il messaggio spazio è anche quello che ha Coughing, cioè Stalker, scusatemi, ogni tanto ho questi vuoti. E nulla, solo per informazione, perché poi dopo sono andato a vedere nella borsa, effettivamente era un messaggio spazio. Ok, perfetto. Ah, buongiorno, davvero? Guardate che bella quella statua di Ho-Oh, davvero. Non l'avevo mai notata, sinceramente. Ok. Quest'altro puzzle. Allora, io vi dico subito, raga, che io su queste cose qua sono veramente uno sclerato di merda. Cioè, veramente adesso prendo e comincio a urlare, ve lo dico. Ok, non è mai la strada giusta perché era troppo banale. Io ne sono più che convinto. Ok, perfetto. Questo è uno strumento, potrebbe tornarmi utile. Gas. Beh, non posso utilizzarla in questo episodio, grazie esistenza. Ok, queste scale qua, che io non so sinceramente dove portino, probabilmente. Ha un bug di merda. Oh, ma è uno strumento? Vigor Erba, che rivitalizza i Pokémon, che ovviamente non posso utilizzare perché sono in una Nuzlocke. Grazie, vita. Allora, andiamo a sto punto da questa parte qua. E madonna, quanti strumenti ci sono, raga, in questa zona qua, veramente? Anche lì c'è un altro, madonna. Cioè, a parte il fatto che possiamo gentilmente sbuggare. Grazie, cioè, veramente, era inguardabile sta roba. Il bug della Torre Campana, uno spettacolo. Guarda, ma che roba! Che schifo! Dai, sbuggati, Cristo. Cioè, mi stai dicendo che è buggato? È buggato sempre a sto piano, va bene. Bello comunque Mewtwo, raga, è un gran Pokémon. Cioè, volevo solo dirvelo perché sapete. Magari poi. Che schifo. Ok, perfetto. Siamo di nuovo qui e io sinceramente. Ok, forse è qui che devo andare. Vediamo un po'. Ok. Vediamo se ho fatto tipo schifo. Sì, infatti ho sbagliato proprio a vive. Guarda che cancerogeno proprio, veramente. Che schifezza. Guarda il Mewtwo che salta. Il Mewtwo che salta è bellissimo. Ok, però non è di qua che devo andare, mi sa. Ok, penso si sia sbuggato. Perfetto. Che bellezza, raga, veramente. Allora, riproviamo un attimo. Vai qui. Qui. Se non sbaglio era qui. Ok, perfetto. Dovremmo esserci, sì. Dimmi che è la strada giusta, ti prego. Ok, guardate che belle queste passerelle che ti fanno salire il crimine, veramente. Sono tipo quelle che c'erano nella Via Vittoria di Hoenn, io me le ricordo benissimo perché ho tirato tante sclerate in mezzo a quelle passerelle, raga. Tra l'altro penso che la domanda del giorno sia un qualcosa della serie qual è il vostro puzzle più odiato, una roba del genere. Avevo rimosso le cazzo di piattaforme, però. Vabbè, proviamo a vedere come funzionano queste robe, raga. Io sinceramente non le ricordavo, sarò obiettivo con me stesso. Non ne consideravo l'esistenza, davvero. Allora, andiamo qua. Tra l'altro io le sto prendendo a caso, cioè non ho un criterio. Puntualmente sono finito nel nulla cosmico. Baka Haban, la baka terrorista praticamente. Il signor Haban che si fa esplodere nei centri abitati. Benissimo, prossiamo, bellissimo, prossiamo, raga. Io, cioè, non so bene dove andare. Cioè, oh, qua penso fosse quello di prima. Cristo Madonna, e come sarà quello di prima? Devo provare ad arrivare a quello, quindi. Quindi forse potrei fare tipo così.
No, porco il lemure. Porco il lemure. Vedete che io non le riesco a fare queste cose. Ecco perché volevo farle in un episodio intero. Perché io ci metto gli anni, tipo. Allora. No, non ci vedo più. Dove cazzo è? Ah, aspettate. No! Dovevo tornare. Cristo Madonna, ho sbagliato di nuovo. Ok, perlomeno ho capito. Perlomeno ho capito. Guardiamo il lato positivo. Ho capito dove devo andare. Allora, fermi. Ok, ce l'ho fatta. Un applauso, grazie. Fate un applauso da casa, vi prego, perché è stata. Cioè, davvero? Bacca lasagna! Cioè, davvero sta zona qua è così inutile? Tutto ciò per una bacca lasagna? Ricordatemi il senso della vita, gentilmente. Allora, ok, evidentemente ho sbagliato qualche cosa. Strumento, dai, uno strumento buono ogni tanto. Bacca long gun. Io chiedo, non è che sto chiedendo, cioè, le master, ma strumenti utili, utili, cioè, non è difficile, sono strumenti utili. Oh, guarda che bello. Già la Safari Ball. Vedete, già la Safari Ball è uno strumento che potenzialmente potrei utilizzare. Non la bacca lasagna. Cioè, dai, facciamo i se. Ok, forse. Sì, sono arrivato. Sono arrivato. Non so perché avevo in mente un puzzle in 3D di Pokémon Nero che non esiste. Comunque, ragazzi, eccoci qua. Da oh. Momento spettacolare. Oh, non c'è ancora, ma arriverà. Questo è il luogo onorato dove appare Oh-Oh, l'alato. Una rima, wow. Nell'attimo in cui la danza, che ci dona tanta eleganza, e la preziosa campana chiara, te affidate, più che rara, si fondono in guisa, guisa sì, in guisa elegante in cielo, Oh-Oh si mostra prestante. Quanto ricorda, raga, queste cose qua? Sinceramente a me ricordano un bordello, il film, quello di Lugia. Che è più o meno lo stesso concetto, cioè. Campane, pietre, donne, tutte cose bellissime. Ma ora godiamoci questo momento con questa grafica delle foglie che. Wow. Sì, ci metterà un pochino, però merita, ragazzi, merita. Con le campane che si illuminano a ritmo, diciamo, della canzone, che secondo me è una delle scene più studiate, cioè meglio studiate più che altro da Game Freak. Eccolo qua, il re dei cieli. Cioè, dopo merda, ovviamente. Eccolo qua. Va, che figata. Questa scena qua è stata. Cioè, io mi immagino veramente il giocatore di Game Boy che vede questa scena qua. Uno spettacolo. Io purtroppo non l'ho mai vissuta tanto perché io al Game Boy ci ho giocato un po' poco, sinceramente. Rispetto al DS, però, veramente deve essere qualcosa di spettacolare. Eccolo qua. Allora, ovviamente non posso sapere se è randomizzato finché non parte la battaglia. Perché ovviamente non è che il gioco prende e cambia gli sprite. Lo scopriremo. Il grande Oh-Oh vede in te ciò che aspettava. E scandendo rintocchi infine. aiuto. E scandendo. Madonna, non ho più la voce. E scandendo rintocchi infine eccoti davanti ai suoi occhi. Ragazzi, io sinceramente non so se catturare Oh-Oh oppure no. Potrei banalmente tirargli la Master Ball. E poi, nel caso, anche se non fosse randomizzato, fare un'altra cattura. Penso che si possa fare così, sempre che non sia randomizzato. Ok, non è randomizzato. Io sinceramente. Madonna, non ho veramente più voce. Fatemi bere un goccio d'acqua perché sto morendo in live. Morte in live, in diretta, incredibile, non è uno scherzo. Epico finito malissimo. Dicevo, io sinceramente, raga, mi sentirei un po' in colpa a non catturarlo perché comunque sarebbe il culmine del momento. D'altronde non so se considerarlo cattura perché non è randomizzato. Quindi io farei una cosa, raga, siccome la Master Ball è comunque designata per Oh-Oh, anche per rendere le cose più difficili, io la Master Ball la utilizzo su di lui. Senza per ora considerarlo cattura della torre campana. Come
Cosa vuol dire? Vuol dire che io adesso, dopo che ho catturato Oh-Oh, scendo la torre campana e faccio un'altra cattura all'interno della torre. E poi voi nei commenti, qua ho bisogno assolutamente del vostro parere, deciderete nei commenti appunto se considerare come cattura Oh-Oh o il Pokémon che andremo a catturare adesso. E sinceramente non mi sento neanche di dargli un soprannome, perché è un Pokémon talmente bello e talmente importante per la trama che secondo me merita di stare così. Hai evocato Oh-Oh in queste lande e scontrandoti col fiero hai dimostrato quanto sei grande. E grande lo sei per davvero, tanto che con te abbiamo esaurito ogni argomento, fino anche il più forbito. Senza timore ti lasciamo andare per il viaggio che ti sta ad aspettare. Ok, completata anche questa seconda quest della trama, possiamo provare a fare quella cattura di cui vi parlavo qualche secondo, penso, qualche secondo fa. Fottuto Gian, levati. Grazie, a rovinare un momento così. Allora, velocemente finiamo l'effetto del repellente e proviamo a fare la cattura che deciderete voi se è valida o no in favore o meno di Oh-Oh. Attenzione, vi prego, fate, scegliete bene. Scegliete bene. Io vi dico solo di scegliere bene. Allora, lo catturiamo, non hai capito un cazzo, lo catturiamo. Ok, perfetto. Allora, amnesia, c'ha molte amnesie. Potrei fare un po' di black humor, ma non lo faccio. Amnesia, si dimentica le cose. Lui si dimentica le cose. Cioè, lui non ricorda bene. Perché lui dimentica ogni tanto, rimane indietro. Montolivo, vai, forza. No, so solo Monto perché poi in sidebar mi viene fuori uno schifo nel caso dovesse entrare. Monto. Perfetto, che può essere visto in varie, diciamo, in vari modi. Decidete voi quale preferite. Oh, che bellezza quando hai una fune di fuga nello zaino, raga, uno spettacolo. Siamo a 26 minuti, io direi, ragazzi, che vi lascio con il quesito che vi ho proposto prima, ossia chi considerare cattura della torre campana, se ho preso con la Master Ball o Monto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio della Challenge Lock, quindi spero che questo vi sia piaciuto. Se così, invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qua sotto rispondendo alla domanda del giorno e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle mie attività al di fuori di YouTube e premete la campanella in alto a destra per ricevere sempre i feed, sempre, oddio, per ricevere quando c'ho voglia YouTube i feed del canale. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.